clamava con fede: Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha fatto risorgere dai morti ed esaltato nella gloria. Cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Del giorno al giorno mi agita il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizie. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. La fosse una tenda per il sole, esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Pietro proclama con fede: Gesù che voi avete ucciso, Dio lo ha fatto sorgere dai morti ed esaltato nella gloria. Il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode. Ascolta Dio la voce del mio lamento, dal terrore del nemico preserva la mia vita. Proteggimi dalla congiunta degli erbi, tutto del malvagio. Affilano la loro lingua come spada, scagliano come frecce parole amare, per colpire di nascosto l'innocente. Lo capiscono gli stupidi e non hanno timore. Si ostinano nel fare il male, si accordano per nascondere tranelli. Dicono chi li potrà vedere. Meditano iniquità, attuano le loro trame. Bramano l'uomo e il suo dolore all'abisso. Ma Dio li colpisce con le sue frecce. All'improvviso essi sono feriti. La loro stessa lingua li farà cadere. Chiunque al vederli scuoterà il capo. Allora tutti saranno oppressi da timore, annunzieranno le opere di Dio e capiranno ciò che Egli ha fatto. Il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza. I retti di cuore ne trarranno gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode. Una nube luminosa li avvolse, ed ecco una voce diceva: questi è il mio figlio, il prediletto. Il Signore regna e su di la terra. Gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono. Giustizia e diritto sono la mano del suo. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgori schiarano il mondo, vede e sussulta la terra. I monti fondono come cielo davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli ne lavano la sua gloria.
siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolta, Sio, e ne gioisce, e esultano la città di Giuda, per i tuoi giudizi, Signore. Perché tu sei il Signore altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi. Odia del male vuoi chiamare il Signore, lui che custodisce la vita dei suoi fedeli, lista velata le mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una nube luminosa li avvolse, ed ecco una voce diceva: questi è il mio Figlio, il prediletto. Da chi andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro. Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: io mi trovavo in preghiera nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione. Un oggetto, simile a una grande tovaglia, scendeva come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me. Fissandolo con attenzione, vidi in esso quadrupedi, fiere e rettili della terra e uccelli del cielo. E sentì una voce che mi diceva: Pietro, alzati, uccidi e mangia. Risposi: non sia mai, Signore, poiché nulla di profano e di immondo è entrato mai nella mia bocca. Ribatté nuovamente la voce dal cielo: quello che Dio ha purificato, tu non considerarlo profano. Questo avvenne per tre volte e poi tutto fu risollevato di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell'istante, tre uomini giunsero alla casa dove eravamo, mandati da Cesarea a cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda a Giaffa e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti dirà parole per mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio? All'udir questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita.
Ho pregato per te, Simon Pietro, che non venga meno la tua fede, e tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. Non gli fu rivelato il mio mistero della carne e della sangue, ma dal Padre mio che è nei cieli. E tu, superata la prova, conferma i tuoi fratelli. Dai discorsi di San Leone Magno Papa. Tra tutti gli uomini, solo Pietro viene scelto per essere il primo a chiamare tutte le genti alla salvezza e per essere il capo di tutti gli apostoli e di tutti i padri della Chiesa. Nel popolo di Dio sono molti sacerdoti e pastori, ma la vera guida di tutti è Pietro, sotto la scorta suprema di Cristo. Carissimi, Dio si è degnato di rendere quest'uomo partecipe del suo potere in misura grande e mirabile, e si è voluto che anche gli altri principi della Chiesa avessero qualche cosa in comune con lui, e sempre per mezzo di lui che trasmette quanto agli altri non ha negato. A tutti gli apostoli il Signore domanda che cosa gli uomini pensino di lui, e tutti danno la stessa risposta fino a che essa continua ad essere l'espressione ambigua della comune ignoranza umana. Ma quando gli apostoli sono interpellati sulla loro opinione personale, allora il primo a professare la fede nel Signore è colui che è primo anche nella dignità apostolica. Egli dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E Gesù gli risponde: beato te Simone, figlio di Giona, perché a te né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che sta nei cieli. Ciò significa: tu sei beato perché il Padre mio ti ha ammaestrato e non ti sei lasciato ingannare da opinioni umane, ma sei stato istruito da un'ispirazione celeste. La mia identità non te l'ha rivelata la carne e il sangue, ma colui del quale io sono il figlio unigenito. Gesù continua: e io ti dico, cioè come il Padre mio ti ha rivelato la mia divinità, così io ti manifesto la tua dignità. Tu sei Pietro, cioè significa che se io sono la pietra inviolabile, la pietra angolare che ha fatto dei due un popolo solo, il fondamento che nessuno può sostituire, anche tu sei pietra, perché la mia forza ti rende saldo. Così la mia prerogativa personale è comunicata anche a te per partecipazione, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Cioè, su questa solida base voglio costruire il mio tempio eterno, la mia chiesa, destinata a innalzarsi fino al cielo. Dovrà poggiare sulla solidità di questa fede. Le porte degli inferi non possono impedire questa professione di fede, che sfugge anche ai legami della morte. Essa infatti è parola di vita che solleva al cielo chi la proferisce e sprofonda nell'inferno chi la nega. È per questo che a San Pietro viene detto: a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Certo, il diritto di esercitare questo potere è stato trasmesso anche agli altri apostoli. Questo decreto costitutivo è passato a tutti i principi della Chiesa, ma non senza ragione è stato consegnato a uno solo, cioè che doveva essere comunicato a tutti. Questo potere infatti è affidato personalmente a Pietro, perché la dignità di Pietro supera quella di tutti i capi della Chiesa. Thank you.
non Pietro, prima di chiamarti dalla barca, ti ho conosciuto, ti ho messo al capo del mio popolo, ti ho consegnato le chiavi del regno dei cieli. Ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, ciò che sognerai sarà giunto. Io ho consegnato le chiavi del regno dei cieli. Temere, Simone, dice il Signore, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Oh Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. In te assente la mia, a te anella la mia carne, come terra deserta a te assenta. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita. Le mie labbra diranno la tua lode. Tu sii benedito finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'auto convito. E con voce di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua testa sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non temere, Simone, dice il Signore. D'ora in poi sarai pescatore di uomini. È beato Simon Pietro. Hai riconosciuto in Cristo il Figlio del Dio vivente. Benedite opere tutte del Signore, il Signore. Benedite gli umili di cuore, il Signore.
beato Simon Pietro, hai riconosciuto il Cristo, il Figlio del Dio vivente. A te, o Pietro, darò le chiavi del regno dei cieli. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nella sempre alle fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, e esultino nel loro Re i simili. Lodino il suo nome con danza, con timpani e cetre li cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. E su di noi fedeli nella gloria, soldano lieti dai loro giacimi, le lodi di Dio sulla loro bocca, e la spada due tali nelle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti, per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro, per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. A te, o Pietro, darò le chiavi del regno dei cieli. Dio ha fatto una scelta perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola del Vangelo e venissero alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi, e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Posti come capi in mezzo alla